Un saluto a tutti i videoascoltatori di Italia Medievale. Oggi presentiamo un bellissimo saggio appena pubblicato da Viella che si intitola Matrimoni medievali. Sposarsi in Italia nei secoli XIII-XVI di Ermanno Orlando, che abbiamo il piacere di avere nostro gradito ospite, al quale, come mia abitudine, io lascio subito la parola perché ci parli di questi matrimoni medievali. Prego, professore, a lei. Allora, grazie intanto, buonasera a tutti. Ringrazio ovviamente Maurizio Calì e l'Associazione Culturale Italia Medievale per questo invito a presentare questo libro. Questo libro che intanto vorrei dire subito è appena, giustamente come diceva Maurizio Calì, è appena stato pubblicato da Viella, però ancora non è in libreria, sarà in libreria per chi lo volesse, sarà in libreria soltanto dal 26 maggio, quindi è proprio, come dire, fresco di stampa. Un libro che nasce comunque da un filone di ricerca di cui io mi occupo da parecchio tempo, cioè quello del matrimonio e della famiglia nel Medioevo, e un libro che è, e anche questo vorrei subito chiarirlo, è in parte una riedizione di Sposarsi nel Medioevo, libro che io ho pubblicato nel 2010, sempre per Viella. Non è assolutamente però una riedizione classica, nel senso che non solo la struttura del libro, diciamo, è stata profondamente modificata, ho tolto dei capitoli e ne ho aggiunto diversi altri, in modo tale da delineare, diciamo, il quadro più completo possibile di questi matrimoni, e poi dirò perché anche questo titolo, Matrimoni medievali, il titolo che appunto ho scelto per questo nuovo progetto. Ma diciamo anche i contenuti originari sono stati rivisitati con il duplice obiettivo, da una parte di ampliare la prospettiva, quindi ecco, come dire, ampliarla ad una dimensione italiana, ma anche, come dire, rendere quello che era il libro originale in qualche modo più accessibile, maggiormente divulgativo, quindi pensato per un pubblico più ampio, anche se spero di avere mantenuto lo stesso rigore scientifico, la stessa accuratezza scientifica del libro precedente. Ecco, quindi è una riedizione, ma una riedizione completamente rivisitata, sia nella struttura che nei contenuti. Ci sono molti capitoli in più, ne ho tolto qualcuno. Ecco, detto questo, che mi pareva doveroso, ecco, quello che io ho voluto fare è, dicevo, in qualche modo allargare il compasso geografico, cioè, se nel precedente lavoro l'ambito di indagine era soprattutto l'area veneta e Venezia, e difatti il sottotitolo di quel libro era Percorsi coniugali tra Venezia, mare e continente, qui invece, come dire, l'ambito è tutta l'Italia. Ho cercato di ampliare il più possibile il raggio a tutta l'Italia, o quantomeno a quella parte d'Italia che è coperta da studi, perché ecco, anche su questo bisogna fare forse qualche riflessione. Non tutta, diciamo, l'Italia è coperta allo stesso modo da studi su queste tematiche. O se ci sono studi, sono comunque molto datati, fanno parte un po', come dire, prodotti dall'erudizione ottocentesca, prima novecentesca, però ecco, non ci sono state riprese recenti. In secondo luogo, quello che ho voluto fare appunto è dilatare al massimo il repertorio di questi tanti matrimoni espressi dalla civiltà medievale, da cui appunto il titolo. Quindi non soltanto il matrimonio, diciamo, formale, codificato, ma anche l'ampio ventaglio dei matrimoni appunto aformali, incerti, irregolari, trasgressivi, anche violenti. Mi occupo anche, come dire, di matrimoni forzati e di violenza domestica. Quindi non soltanto i modelli consolidati, ma anche le imitazioni, i surrogati, le alternative. Ecco, se c'è quindi una qualità, infatti, che sintetizza al meglio, dal mio punto di vista, il matrimonio basso medievale, è proprio la variabilità dei modelli e la sua estrema fluidità, da cui appunto questo titolo al plurale e non al singolare. Nel senso che prima che il Concilio di Trento, sappiamo, il Concilio di Trento 1563 emette questo decreto che è il Tamezzi, che in qualche modo, come dire, codifica quello che sarà il matrimonio ecclesiastico successivo. Quindi diciamo il matrimonio in chiesa, prima nel sagrato, poi dentro la chiesa,
officiato da un sacerdote, da un prete, davanti ad almeno due testimoni, con gli sposi che si scambiano il consenso, gli anelli e i bandi precedenti. Questo è il matrimonio che ancora conosciamo, il matrimonio ecclesiastico. Ecco, quindi è Trento che in qualche modo codifica rigidamente l'istituto e introduce una liturgia nuziale pubblica solenne e vincolante, appunto. E invece per tutta l'età pre-tridentina, pre-conciliare, il matrimonio, come dire, rimane un atto privato, e modulare, incentrato sullo scambio di consensi proferiti dai nubendi, i consensi al tempo presente, che era il momento performativo sia del sacramento che del contratto, e bisognerà ragionare appunto su queste due accezioni. Lo scambio di consensi fatto dai nubendi in ambiente assolutamente domestici, quindi non in chiesa, non in piazza, ma per lo più nella casa della sposa o comunque in ambiente domestici o comunitari. Altra caratteristica del matrimonio consensuale, diciamo pre-tridentino, medievale, era stata appunto la sua dinamicità. Infatti si parla di matrimonio a tappe, o di matrimonio inserito in un processo lungo e diciamo variamente estensibile, che iniziava di solito con una promessa, passava per lo scambio di consensi al tempo presente, che come dicevo era performativo del sacramento, qui come dire il Medioevo semplicemente mutua quella che è una massima del diritto romano, ulpiano, cioè consensus facit nuptias, quindi è il consenso, il libero consenso espresso dai nubendi che ipso facto crea il matrimonio, crea il sacramento e crea il contratto. E poi, come dire, questo lungo iter che poteva durare mesi, ma addirittura anni, che cominciava appunto con la promessa, le promesse si facevano anche prima dei 7 anni, quindi, come dire, cominciava anche molto presto, si concludeva con la trasduzio, cioè con il trasferimento della moglie nella casa del marito. Ecco, diciamo che dal punto di vista storiografico, a questa storia del matrimonio pretridentino, la storiografia italiana ha dedicato in questi ultimi anni sicuramente una attenzione crescente, e quindi si è abbandonata progressivamente una concezione appunto statica, rigida, direi quasi monolitica di questo matrimonio che era prevalsa, che a lungo era prevalsa, viziata proprio però da una trasposizione direi quasi meccanica, del tutto anacronistica, di questi modelli coniugali che si imporranno soltanto dopo il Concilio di Trento e che non fanno parte assolutamente invece del periodo pre-tridentino. E da qualche anno quindi è maturata invece questa consapevolezza diversa del matrimonio basso medievale, quindi appunto un istituto, come dicevo, fluido, spesso informale, variamente permeabile alle sollecitazioni esterne, quindi disomogeneo, quindi imprevedibile, direi quindi anche sperimentale. Una complessità che traeva alimento, dicevo prima, dal fatto di appartenere, cioè era insieme sacramento, ma insieme anche contratto. Quindi di appartenere in quanto sacramento alla dimensione del sacro e quindi alla disciplina ecclesiale, normato dal diritto canonico, e appartenere invece in quanto contratto alle istituzioni civili e agli usi sociali, disciplinato dal diritto comune o dai diritti particolari. Quindi da qui appunto questa sua fluidità, questa sua variabilità. Quindi era insieme istituto sacro e profano, politico e privato, appunto di diritto canonico e di diritto comune consuetudinario, nella sua accezione più intima, quindi l'unione consensuale tra un uomo e una donna, coinvolgeva il mondo delle emozioni e delle aspettative personali. Anche se ovviamente non posso approfondire, però ecco, siamo in un contesto in cui spesso, molto spesso, questi matrimoni sono matrimoni combinati dalle famiglie, quindi come dire, c'è poco spazio per i sentimenti, per le scelte, per l'autodeterminazione. O quando si verificano queste scelte, queste autodeterminazioni, come dire, siamo in un contesto di conflittualità con le famiglie, quindi la grande, diciamo, diffusione di matrimoni clandestini, ma su cui appunto di cui accenno soltanto. Quindi, nella associazione più intima, appunto, questo rapporto consensuale tra un uomo e una donna, però ecco, in quella più esplicitamente pubblica, in qualche modo irrompeva negli spazi della politica, dell'economia,
degli equilibri sociali e proprio per questo era soggetto al controllo dei poteri costituiti, sia dei poteri pubblici sia della Chiesa. E da qui questo carattere appunto mosso, fragile, dicevo prima per molti versi anche sperimentale, ma mi pare molto strumentale ad una società che, come dire, io ritengo e continuo a vedere molto complessa e molto magmatica come fu la società del basso medioevo italiano, soprattutto del basso medioevo comunale. Ecco, in ragione di questa fluidità, di questa versatilità, il matrimonio basso medievale, dicevo, non fu una istituzione statica, autonoma. Non è una celebrazione, come dire, che si risolve in un momento prestabilito, ma è appunto un evento modulare, un evento a tappe, inserito in un processo lungo e in un lasso cronologico che poteva essere anche molto variabile. Potevano passare pochi mesi, addirittura abbiamo casi in cui, come dire, si passa immediatamente dalla promessa allo scambio dei consensi, alla trasnuzio, ma in altri casi, specialmente per le famiglie, diciamo, eminenti, nobili, eccetera, queste tappe potevano durare mesi o anni. Ecco. E proprio per questo, proprio perché, come dire, era uno strumento indispensabile in qualche modo per rafforzare, per dare stabilità alle famiglie, per costruire e rafforzare le reti parentali e per favorire anche la pacificazione civica, come dire, in qualche modo doveva essere, era necessario che questo matrimonio mantenesse appunto questa struttura modulare e aperta, proprio per dare modo alla famiglia, alle famiglie, alle comunità, ai poteri costituiti, fossero i comuni, fossero la Chiesa, eccetera, di governare e assimilare un cambiamento, che era un cambiamento di stato patrimoniale, ma anche identitario, identitario perché non dimentichiamo che il passaggio di stato, soprattutto per le donne, avveniva proprio con il matrimonio. Il passaggio all'età adulta avveniva nel momento in cui appunto una donna si sposava. Ecco, quindi per governare un cambiamento che era così radicale e vitale per la società, quale appunto il trasferimento di donne, ma insieme alle donne, di beni, di alleanze, di solidarietà, da un gruppo parentale ad un altro, bisognava, era necessario che questo matrimonio rimanesse aperto e modulare. Dicevo appunto, modelli, poi diversi modelli di matrimonio. E difatti, ecco, questa mutevolezza su cui sto insistendo, questa fluidità, questa variabilità, era anche de determinata in qualche modo dalla conflittualità esistente tra i poteri costituiti, ciascuno, diciamo, smanioso di imporre un proprio modello di matrimonio, e quindi un proprio modello con un proprio ambito giuridico e un proprio rituale specifico. Permettetemi qua, come dire, un po' di semplificare molto, però ecco, potremmo dire che in qualche modo sul tavolo del matrimonio basso medievale si era giocata una partita a tre tra lo Stato, tra i poteri pubblici, la Chiesa e le famiglie, le comunità, e quindi tre poteri confliggenti, ma anche tre modelli di formazione e perfezionamento del vincolo, cioè quello che io ho chiamato il modello ecclesiastico, il modello notarile e il modello comunitario, e tre universi giuridici in qualche modo esclusivi: il diritto canonico, il diritto comune, il diritto consuetudinario. E nonostante, come dire, la vivacità della contrapposizione dialettica, questo antagonismo però non comportò mai la prevaricazione di un modello, di un sistema sull'altro. Cioè, questo avverrà soltanto con il Concilio di Trento. Prima siamo invece in un contesto di concorrenza e da qui appunto questa grande fluidità, questa grande variabilità che è tipica del matrimonio pretridentino. In questo contesto, per secoli, la comunità e la famiglia avevano mantenuto una sorta di monopolio sul matrimonio. Per tutto il Medioevo, diciamo, il matrimonio si era configurato appunto come, dicevo, un processo sociale a tappe, disciplinato proprio da pratiche consuetudinarie e da una ritualità che traeva alimento dagli usi e dalle tradizioni di ciascuna comunità particolare e quindi, come dire, disciplinato dagli usi particolari, dagli usi anche dal punto di vista del diritto, dal diritto consuetudinario. I suoi contesti erano tracciati appunto dalla consuetudine, dagli usi particolari, quindi da un diritto che nasceva, diciamo, dal basso,
come risposta proprio a livello giuridico delle istanze della famiglia e del gruppo parentale. E in questo contesto direi che in qualche modo, come dire, il momento performativo del matrimonio rimane sempre comunque lo scambio dei consensi da parte dei nubenti. Però, come dire, questo consenso, questa adesione non è mai del tutto libera, anzi non è quasi mai del tutto libera. E in qualche modo questo matrimonio è invece perfezionato proprio dal consenso e dall'adesione del gruppo e delle famiglie. Cioè sono in qualche modo le famiglie, sono in qualche modo le comunità che danno l'adesione e il consenso piuttosto che i singoli nubenti. Ecco, di fronte a questo, diciamo, monopolio dei laici rispetto al matrimonio, la Chiesa riformata, la Chiesa del XII secolo, si propone quale elemento di contestazione e rottura appunto di questa sorta di monopolio. E sin dal XII secolo la Chiesa comincia invece a rivendicare una qualche, e poi sempre in maniera sempre più preponderante, diciamo una sorta di esclusiva sull'istituto. In quanto appunto sacramento, e quindi offrendo alla società un modello di unione coniugale per gran parte alternativo a quello consolidato dalle pratiche e appunto dagli usi, dai costumi correnti. E la strada che la Chiesa individua per sottrarre il matrimonio al controllo delle famiglie è quella proprio di enfatizzare il momento del libero scambio dei consensi tra gli sposi. Appunto il consensus facit nuptias come unico ed esclusivo rito performativo del sacramento. Non serviva altro, serviva semplicemente il libero scambio di consensi, quindi non c'era bisogno di testimoni per il diritto canonico, non c'era bisogno di formalità, bastava che appunto gli sposi si scambiassero liberamente il consenso al tempo presente. Questa distinzione che faccio tra tempo presente e futuro, perché appunto al tempo futuro è la promessa, al tempo presente è il vero e proprio matrimonio. Quindi, secondo la dottrina del consenso, è la pura e semplice volontà dei contraenti, dovunque e in qualunque forma si fosse manifestata, a fondare l'unione, a fondare il matrimonio, senza bisogno di alcunché d'altro. Entrata in gioco quindi più tardi, però la Chiesa vi entra, vi dicevo prima, in forze, sostenuta da una strumentazione varia, persuasiva, un diritto intanto, appunto quello canonico che si stava costruendo a partire da Graziano, a partire dallo Studium di Bologna, che si stava costruendo proprio in quei decenni, ma un diritto che ha, come dire, una dimensione universale e che poi sarà capace di imporsi da subito quale momento di controllo e di disciplinamento della vita sociale, ma anche una presenza pastorale articolata e diffusa, fondata sulle parrocchie, una pratica sacramentale funzionale appunto al controllo delle coscienze e dei comportamenti. Sappiamo che dal Quarto Concilio Lateranense, siamo nel 1215, per la prima volta il Concilio impone, semel in anno, almeno una volta in anno, che i fedeli si confessino e si comunichino davanti al proprio parroco. E questo ovviamente dà un grosso potere alla Chiesa in termini di controllo e di disciplinamento, ma anche poi tribunali propri dove promuovere nuove regole e riconfigurare gli assetti, diciamo, da tempo consolidati della convivenza quotidiana. Non ultimo, un uso, diciamo, della predicazione e della iconografia. Pensate semplicemente a come si impone, il modello, giottesco dello sposalizio della Vergine. Per primo è Giotto, ma poi, come dire, è un modello che è quello, è lo sposalizio della Vergine, è in sostanza il modello ecclesiastico di matrimonio, cioè i due sposi, Giuseppe e Maria, che si sposano con un prete presente, perché dietro a loro c'è un prete che sta unendo le loro mani, con il rito dell'inanellamento e davanti a testimoni, in presenza di testimoni, sul sagrato di una chiesa, cioè non all'interno, ma comunque davanti ad una chiesa. Ecco, quindi anche l'iconografia diventa importante per promuovere questo matrimonio. In questo contesto, quindi, il matrimonio viene investito da robusti processi appunto di sacralizzazione, appunto un prete, una chiesa, eccetera, ma senza però esserne completamente trasformato.
Il suo baricentro sicuramente si sposta sempre più verso gli spazi, sia fisici che giuridici, del sacro, però in quegli spazi non ci entra mai del tutto, ci entrerà soltanto dopo Trento. O comunque, diciamo, in una situazione, in una dimensione, come dicevo, di compartecipazione e condivisione con altri ambienti, con altri sistemi normativi, con altre pratiche rituali. Ecco, come la Chiesa, però, anche il potere politico intervenne precocemente nella sfera privata dei cittadini, imponendo in materia di matrimonio anche qui norme giuridiche proprie e propri modelli di comportamento. E dove la Chiesa, diciamo, la via scelta dalla Chiesa per imporre il proprio controllo era stata appunto l'elaborazione della dottrina del consenso, ma soprattutto poi la sacralizzazione dell'istituto in quanto sacramento. Per il potere pubblico la soluzione invece fu individuata nella sussunzione del matrimonio tra i negozi privati. Il matrimonio è un contratto e come tale è regolamentato dal diritto civile, dal diritto comune in età medievale. E per il diritto comune l'istituto coniugale, infatti, era un contratto fondato anche qui, comunque sul consenso espresso al tempo presente dai due nubendi, che recava però in sé, ecco, molto di più che per il diritto della Chiesa, l'obbligazione reciproca alla consumazione, cioè un matrimonio rato e perfetto per il diritto civile è un matrimonio consumato. Su questo la Chiesa invece avrà qualche obiezione, perché, come dire, sì, sarà importante anche la consumazione, però per la Chiesa già il consenso, dicevo prima, fa il matrimonio, ma soprattutto, come dire, la procreatio prolis, cioè si consumava ovviamente per fare figli, perché questa era la causa finale del contratto e quindi del matrimonio. Ma soprattutto un contratto che per essere valido e vincolante doveva necessariamente, come dire, aveva necessariamente bisogno di un notaio che erogava i documenti appositi e di una dote. Quindi questo è il modello notarile. Il modello notarile, se voi avrete occasione di vedere, di sfogliare, di prendere il libro, in coperta, io ho proprio messo nella coperta un'immagine che raffigura proprio quest'ultimo modello, cioè il modello notarile di matrimonio, che certamente fu il più diffuso nell'Italia di comune. È un'immagine tratta dalla scuola di Domenico Ghirlandaio, si trova a Firenze, nell'oratorio dei Buonuomini, la chiesa di San Martino. E qui invece, a differenza di Giotto, di cui dicevo prima, ci sono i due sposi in primo piano che si stanno scambiando i consensi e procedono al rito dell'inanellamento, ma a celebrare la cerimonia non c'è un prete, c'è il padre della sposa. L'ambiente è assolutamente domestico, non è il sagrato di una chiesa, ma è la casa del padre e della sposa. Soprattutto sulla sinistra, seduto su uno sgabello, c'è un notaio che sta redigendo l'atto, la carta de sponsazionis, cioè il contratto di matrimonio e ovviamente poi la carta dotale. Ecco, quindi questi sono i vari modelli e proprio per questo motivo mi è parso, quindi questo è il modo per spiegare il titolo, quindi questo matrimoni medievali al plurale, mi è parso appunto più opportuno parlare di matrimoni al plurale, abbandonando la visione univoca e sin troppo costrittiva dell'istituto che si affermerà appunto solo dopo Trento. E quindi nel volume, perché avrà occasione di leggerlo, o comunque di prenderlo in mano, c'è tutta una prima parte in cui appunto ragiono su questi vari modelli codificati, su questi tre modelli di cui vi ho detto codificati di matrimonio, però poi c'è tutta una seconda parte molto ampia in cui, come dire, in qualche modo analizzo l'ampio ventaglio appunto di matrimoni informali, incerti, irregolari, per esempio i matrimoni a tempo o le separazioni di fatto o i matrimoni plurimi e in successione, quelli che solo dopo Trento si chiamerà bigamia o poligamia, ma che prima non si chiamava in questo tempo e che nemmeno veniva, come dire, condannato come bigamia o come poligamia. Non solo, mi soffermo anche, diciamo, oltre che appunto su questi modelli consolidati, mi soffermo sulle imitazioni, sui surrogati, quindi le convivenze more uxorio, soprattutto i rapporti concubinari,
diffusissimi. Il concubinato era una sorta di matrimonio minore e parallelo, altrettanto legittimo in alcuni casi, ovviamente, ma altrettanto legittimo in alcuni contesti del matrimonio legittimo e codificato. Passo in rassegna poi la vasta gamma, diciamo, delle unioni trasgressive, quindi il ratto, l'adulterio, i matrimoni finti, i matrimoni simulati, sino ai matrimoni violenti, ai matrimoni forzati, quindi al metus, ai quelli che tecnicamente si chiamano i matrimoni meticolosi, viziati appunto da metus, da violenza. Rifletto infine sulle varie forme di matrimonio proibite o a stento tollerate, sia dalla Chiesa, ma anche dai poteri, diciamo, pubblici, un po' meno forse, però ecco, sicuramente non del tutto tollerati, cioè i matrimoni interconfessionali, quelli che adesso noi chiamiamo i matrimoni misti, matrimoni interconfessionali, matrimoni interetnici, ovviamente il grosso problema del matrimonio con gli infedeli, del tutto proibito, quindi il matrimonio con gli ebrei, il matrimonio con i musulmani, e poi, come ultimo capitolo, il matrimonio con i marginali. E in sostanza analizza il matrimonio con gli schiavi e il matrimonio con i lebbrosi. Ecco, questa è una panoramica, spero il più esauriente possibile, di quello che è matrimoni medievali. Beh, davvero interessante, no? Anche perché ci dà un'idea di varietà, di assenza di staticità. Noi siamo abituati a questi monoliti e la gente probabilmente pensa che sia così da sempre, no? Che soprattutto il rito del matrimonio sia qualcosa di codificato da chissà quando, da chissà come. E Infatti, invece sì, il ma sì. Medioevo ci continua a stupire ogni volta. Il Medioevo proprio ci continua a stupire ed è come dire, questa è stata un po' la sfida di questo libro, andare, una cosa che a me piace spesso fare quando faccio questi lavori, andare contro gli stereotipi, contro soprattutto riguardo al Medioevo, questi stereotipi da troppo tempo, diciamo, consolidati e quasi, appunto, come diceva giustamente lei, monolitici e difficili da scalfire, e invece, come dire, studiando a fondo e soprattutto a volte, come dire, anche utilizzando fonti che non sono le fonti, quelle più, immediate, quelle più scontate per. Io per esempio qui utilizzo molto le fonti giudiziarie, utilizzo molto le fonti processuali matrimoniali, fonti che fino a qualche anno fa non erano proprio prese in considerazione perché si studiava il matrimonio studiando il notarile, studiando l'iconografia, studiando, diciamo, la letteratura cronachistica o comunque, diciamo, moralistico-didattica. Però ecco, questa grande mobilità, questa grande fluidità del matrimonio è venuta fuori proprio andando a studiare le fonti giudiziarie. Le fonti giudiziarie hanno aperto delle prospettive completamente nuove, completamente diverse su questi tanti matrimoni medievali. Bene, io direi che bisogna correre a comprare il libro, quindi ricordo il titolo, così ne facilito l'acquisto. Il titolo è Matrimoni medievali, sposarsi in Italia nei secoli XIII-XVI, in libreria dal 20 maggio, Dal ma appena, 26 maggio, sì. dal 6 26 maggio, ma maggio. appena pubblicato da Viella. E ovviamente di Ermanno Orlando, che noi abbiamo avuto davvero il grande piacere di avere nostro gradito ospite. Stato un piacere mio, grazie. E a tutti i nostri video ascoltatori ricordo di continuare a seguirci sul nostro canale YouTube, dove trovano tutte le video presentazioni realizzate fino ad oggi. Grazie, arrivederci, buona serata. Grazie a lei.